Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da due Patreon diversi, ovvero Vox e ZZZ, che mi chiedono di parlare del film del 2002, seconda parte appunto del Signore degli Anelli, le due torri, diciamo così, la parte centrale è quella che preferisco io della trilogia di Peter Jackson, anche se secondo me, come ho detto già l'altra volta per la Compagnia dell'Anello, va visto tutto insieme, secondo me sarebbe da fare una recensione unica, ma il Patreon è così. Qui continuiamo a seguire praticamente Frodo e Sam, che questa volta sono lasciati da soli, come abbiamo visto sono partiti con la barca e stanno andando verso Mordor appunto per cercare di buttare l'anello nel Monte Fato, e vengono seguiti da questo Gollum che praticamente però fa un patto con loro e praticamente diventa in un certo senso amico di Frodo, che è sempre più succube comunque dell'anello, e li porterà appunto a Mordor senza che loro però gli facciano quindi del male. E poi vediamo Aragorn e gli altri avanzati che invece vanno a ricercare Merry e Pipino, che erano stati catturati come abbiamo visto alla fine della Compagnia dell'Anello. Poi andranno verso il regno di Aeron praticamente, dove però il re è sotto scatto appunto da Sauron e dal suo cattivissimo vermilingo interpretato dal sempre meraviglioso Brad Dourif. E poi insomma di lì poi la battaglia meravigliosa al fosso, per un film assolutamente da non raccontare, nel senso che la trama più o meno poi la sanno tutti. Torna Gandalf, che infatti il film inizia meravigliosamente con lui che fa vedere che fa questa battaglia e praticamente poi tornerà come Gandalf il bianco, non sarà più Gandalf il grigio, e di lì poi tutta la lotta appunto contro Sauron, i nostri Merry e Pipino che poi e scapperanno appunto nei boschi e verranno presi da Barbarbero, e quindi la lotta appunto verso Sauron, che continua a fare più Uruk-hai sempre di più, ma che verrà contrastato appunto da questi alberi giganteschi che decidono di distruggerlo e farlo fuori, proprio perché poi sta praticamente massacrando il bosco per creare insomma tutte le sue armate. E il film poi ha quella battaglia, come ho detto, meravigliosa del Fosso di Helm, che lascia veramente stupiti un'altra volta. Il grandissimo Peter Jackson tira fuori un film che stavolta divide diciamo così la compagnia, che nel primo film era stata unita ma che qui deve essere per forza spezzata, perché le storie si portano da una parte all'altra e devono essere ricongiunte per cercare di trovare appunto quello che poi porterà alla soluzione finale. Quindi poi tutta, ripeto, la parte bellissima appunto di Rohan, dove il nostro è soggiogato, è veramente una parte meravigliosa, ripeto, per un film sotto il punto di vista straordinario tecnico. Un'altra volta gli effetti speciali sono meravigliosi e c'è poco da dire, visto che sono comunque sempre portati dietro dalla Compagnia dell'Anello. C'è la battaglia finale che è veramente storia, è fatta in una maniera assolutamente totale, imprevedibile, per come è messa in scena, con dei movimenti di macchina assurdi, con una potenza epica strepitosa, con anche delle aperture insomma verso il romanzo che non c'erano quando arrivano gli elfi, veramente tanta roba. E poi appunto questa idea appunto del combattimento però messa sotto questo punto di vista con un'epica straordinaria, dei costumi un'altra volta meravigliosi, ma poi sono soprattutto le scene un'altra volta a colpire, ripeto, quando Aragorn sembra morto e quindi ha questo mezzo innamoramento sia lui che Mirandotto, che interpreta Eowyn, personaggio molto particolare, anche esso veramente ben fatto, così come è grandissimo il re Theoden, ovvero uno splendido Bernardino che cambia veramente faccia da essere rincoglionito a essere veramente grandissimo, per un film che si sposta alla stragrande verso una serie di eventi che, come ho detto, dividono. E quindi abbiamo tutta la parte, diciamo così, di Aragorn nella battaglia al fosso, che è veramente impressionante per come è messa in scena, per come è girata, per come riesce ad essere così pulita, così senza quasi che sembri che ci siano effetti speciali. Poi c'è tutta la parte appunto del viaggio con Gollum, che incontreranno poi anche il fratello appunto di Boromir, e tutto il viaggio che sembra sempre più interessante, con questo Gollum all'interno che diventa un personaggio magnifico. Cioè, cazzo, il personaggio fatto in computer grafica con tutti i pippoli addosso, che è meraviglioso, è ancora oggi d'avanguardia. Sono passati 22 anni e pare migliore di tutti gli effetti speciali fatti adesso in motion capture. Veramente una cosa impressionante, con un Andy Serkis sotto ed è devastante, che da qui in poi avrà la carriera lanciata anche nel cinema, dove non sarà mascherato ma farà King Kong e altri, comunque tante altre cose con motion capture, per un film, ripeto, che ha dalla sua delle scene fantastiche sotto questo punto di vista. E poi seguiremo anche Merry e tutto il resto con questi alberi, in questo Barbarbero, che sono fantastici nel loro essere lenti, nel loro vivere in questo modo, e quindi è in un certo senso un altro tipo di apertura, ripeto. E poi arriva Gandalf, torna come Gandalf il bianco, e avremo una scena veramente fantastica, quella nel bosco, un'altra volta veramente tanta roba interessante. Poi appunto tutta la parte di Gondor, che appunto c'è il sovrintendente che non vuole essere assolutamente cacciato, e il figlio appunto Faramir, che vuole essere a livello di Boromir, che scopre qui essere morto appunto nel momento in cui trovano appunto il nostro Sam
Frodo e The Gollum, per un film, come ho detto, eccezionale sotto il punto di vista grafico un'altra volta. E ci sono i personaggi che sono sempre più ganzi e tutto lo scozzo appunto fra Legolas e il nostro Gimli sono veramente bomba. E poi l'ironia viene inserita perfettamente, ripeto, Peter Jackson qui esaspera ancora di più la sua regia, però portandola a un livello veramente elevato, sia nei movimenti di macchina che nella ricerca della tensione. Un film tesissimo, con questo personaggio di Gollum, con quel finale incredibile che riesce a cambiare veramente alla stragrande, con una serie appunto di inquadrature, comunque campi e controcampi, che lo rendono veramente inquietante, così come diventa sempre più interessante il rapporto fra Sam e Frodo, che da essere sempre più, diciamo, d'amicizia legato, si slega sempre di più appunto per il male dell'anello e per la vicinanza di Gollum. Poi interessantissimo appunto come Merry e Pipino crescono come personaggi, diventano sempre più forti, diventano in un certo senso più intelligenti, riescono quasi ad ingargare Barbarbero, che non voleva assolutamente entrare in guerra, e per portarlo poi di fronte veramente alla distruzione. È splendido appunto il fatto che comunque, nonostante questi vincano la battaglia del fosso, comunque nonostante Sauron sia praticamente sconfitto, però il tutto deve essere portato avanti proprio perché in realtà Sauron sta conquistando in realtà tutte le terre che sono lì vicine, e quindi un'incredibile sequela di situazioni che mettono insieme di tutto, mettono insieme tutti questi personaggi e riescono a essere combinati perfettamente, proprio perché la storia aveva bisogno qui di uno sbilanciamento, dove appunto Frodo e Sam rimangono sempre protagonisti con il loro viaggio nell'anello sempre più intricato, ma deve essere importantissimo costruire tutti gli altri personaggi, perché sennò sembrano veramente barzellette, roba messa lì a caso. E invece quando arriva per esempio Gandalf con i cavalieri di Eomer, è veramente una scena anche quella strepitosa per un film che, ripeto, a livello spettacolare ce n'è pochi da dire. Poi secondo me è veramente montato da Dio, anche qui colonna sonora strepitosa, mamma mia che cazzo, Howard Shore fa un lavoro mostruoso ancora di più, così come la fotografia di Lesney, che è da incorniciare per ogni momento. Riesce un'altra volta Peter Jackson a essere cupissimo, quando ci descrive Gollum e determinate cose diventa un horror un'altra volta, con queste inquadrature, con questi tagli di luce ossessivi. Poi piano piano si sposta, e tutto lo spostarsi è sempre diverso a livello proprio di montaggio, a livello proprio di quello che ci vuol dire, come cambia la colonna sonora, così cambia la fotografia, cambia il montaggio, cambia appunto l'essenza del cinema, che però Jackson riesce a mantenere tutta insieme. Ed era veramente difficile, perché questo Le Due Torri è pieno di personaggi, è pieno di cose che devono succedere, è pieno di battaglie, è pieno di tantissime di quelle cose che poi alla fine in realtà convivono benissimo tutte insieme, proprio perché il grande Jackson riesce a farle convivere attraverso un montaggio, come ho detto, fantastico, che alterna una parte all'altra e che riesce a farci prendere dall'inizio alla fine, proprio perché i personaggi crescono e noi cresciamo con loro in un certo senso. Ripeto, anche uno come me che i film del genere non li ama, e non amo il fantasy così, lo amo molto più secco alla Conan, eppure riesce a farmi entrare proprio nella foga proprio della battaglia, riesce a farmi entrare l'amore per le donne, che hanno uno spessore potentissimo in questa sceneggiatura riscritta appunto da Jackson insieme alla moglie Fred Walsh, insieme a Philippa Boyan e all'ottimo Sinclair, che tirano fuori una sceneggiatura che è veramente da bacio per un film che è migliore ancora della Compagnia degli Anelli. Veramente, secondo la Compagnia degli Anelli, secondo me è veramente incredibile. Però ripeto, riesce a essere angoscioso, riesce a essere horror, perché il film riesce a essere cupissimo, riesce a essere violento, eppure riesce a intrattenere e ad essere ancora oggi veramente visivamente uno spettacolo totale, uno spettacolo per gli occhi, uno spettacolo per la testa, uno spettacolo per il cuore. Gli amanti di Tolkien probabilmente avranno amato ancora di più questo film, o forse l'hanno detestato, alcuni li conoscono perché dicono si è preso delle libertà giustissime, perché il film è una bomba. Io il libro fino a Vince non ero nemmeno arrivato a leggerlo, per un film che comunque cerca il realismo più totale, nonostante poi sia stato utilizzato tanto grand screen, tanta post-produzione, perché i film li hanno girati tutti nel 2000, praticamente questo è uscito nel 2002, due anni di post-produzione per portarci di fronte a delle scene magnifiche come appunto quella comunque di Gollum che mangia e prende il pesce, che è veramente terrificante. E questa sensazione di horror, ecco, questa sensazione di film di genere esce da ogni angolazione, da ogni piccola scelta di inquadratura. Un'altra volta ci sono dei movimenti di macchina spaziali, questi movimenti circolari che vanno a cercare all'interno della Terra, che svelano la mostruosità, sono veramente unici per Peter Jackson, che tira fuori un'altra volta una regia di quelle che non passano inosservate anche a chi non ama il genere. È impossibile, proprio perché il film riesce ad essere totalmente epico, riesce ad avere quella forza incredibile della grande epicità anche del cinema muto, in un certo senso una potenza estetica incredibile, una forma portata avanti mille anni per un film, ripeto, che è la perfetta parte centrale di una trilogia, secondo me ormai capolavoro della storia del cinema, bisogna dirlo. E Peter Jackson si conosceva in 12, e non gli hanno dato così tanta fiducia allo spettatori, perché King Kong, ma per il resto, mi ha detto, non se l'ha inculato nessuno. L'Hobbit è nato meglio, chiaramente, dallo Hobbit, un'altra volta sono tornati fan di Tolkien, ma Peter Jackson purtroppo è fermo da lì. Quindi per me questo comunque è e resta uno dei più grandi fantasy di tutti i tempi, una parte incredibile, una parte centrale dove era difficilissimo, come ho detto, non sfilacciare tutto, e dove il nostro invece riesce a tenere tutte le fila, a costruire dei personaggi ancora interessantissimi, a cercare appunto di dare l'epica della battaglia, ma anche lo scontro e la morte, l'odore della morte,
come una cosa terribile e non assolutamente per forza da eroi. Il link del film comunque qua sotto, nella sua parte, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio, giro per l'Italia e ve lo ridio. Questo film qui, La Due delle Torri, per me è bellissimo, appunto proprio le due torri, e Sauruman e Sauron che cercano di combattere insieme, e Sauruman che viene sconfitto, ma attraverso appunto una serie e un immaginario di personaggi e situazioni che sono altamente originali, proprio perché li mette in scena il grande Peter Jackson, eliminando tanta retorica e buttandoci dentro tanta di quella bellezza visiva che siamo veramente abbagliati dall'inizio alla fine. Un film straordinario.